ce l'hai tu questa vita? Stai vivendo con la parola del Signore? Stai confidando nella parola del Signore? Stai dedicando del tempo alla parola del Signore? O vivi ancora nel buio? Nel Salmo 119, versetto 105, è scritto: «O Dio, la tua parola è una lampada ai miei piedi, una luce sul mio sentiero». Cari, la parola di Dio è luce, una luce spirituale che può illuminare il cuore, togliere la confusione dalla mente. Cari, quanta gente confusa che gira in questo mondo, quanta gente smarrita, quante menti depresse, perdute, quante persone camminano come pecore smarrite. Quante persone vivono lontano da Dio nel buio e nel peccato. Cari che siete qui questa sera, vogliamo dirvi: solo Gesù Cristo è la speranza per la tua vita. Non vivere lontano da Cristo, peccatore e peccatrice. È tempo che inizi a cercare il Signore, perché la tua vita sulla terra ha i giorni contati. I nostri giorni sono contati. Noi siamo di passaggio. Un giorno l'apostolo Pietro disse, dopo che tanti avevano abbandonato il Maestro, è scritto nel Vangelo che tanti se ne andavano via, lontano dal Maestro, da Gesù, se ne andavano nelle vie del mondo, nelle vie del peccato, se ne andavano, non volevano più seguire il Signore, lo cercavano solo per i pani e i pesci, quando avevano bisogno. E tanta gente se ne andava lontano da Gesù. E Gesù guardò i dodici, osservò i suoi discepoli e disse loro: volete andarvene anche voi? Volete abbandonarmi anche voi? E Pietro disse: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Ti voglio dire, solo Cristo ha parole di vita eterna. Le parole di vita eterna non vengono dalla filosofia, non vengono dalla storia, dai libri degli uomini che hanno scritto, uomini peccatori. La vita eterna non si trova nei libri universitari, alleluia, nelle biblioteche, alleluia. Le parole della vita eterna vengono dal cielo, vengono da Gesù. Le parole di vita eterna non sono nel buddismo, non sono nella psicologia. Quante cose che l'uomo cerca, gli uomini cercano per stare meglio, vanno dagli psicologi, fanno corsi, fanno sedute, vanno di qua, vanno di là, ma si dimenticano di Cristo. Cari giovani, ecco perché il mondo nel quale viviamo è un mondo decaduto, perché gli uomini hanno abbandonato la retta via e stanno seguendo la via del peccato, la via della malvagità, dell'immoralità, la via della perdizione, la via che li porta all'inferno. Solo Cristo ha parole di vita eterna. Solo Gesù, chi ha orecchie da udire oda. Noi siamo venuti da lontano a predicare nelle strade della Sicilia. Siamo venuti da Genova, provincia di Genova, a gridare qui nelle piazze, nelle strade, la parola del Signore. Giovani, avvicinatevi al Signore. Abbandonate le menzogne, le favole, l'orgoglio, la vanità, l'immoralità, i vizi, i peccati, e avvicinatevi a Cristo.
Vi vogliamo dire, Cristo vi vuole salvare, vuole illuminare i vostri cuori con le parole della vita eterna. Lui vuole illuminare il tuo cuore con la parola di vita eterna. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Solo Lui può salvarci. Alleluia. Solo Lui. Solo Lui può dare speranza ai nostri cuori. Sì! Vedete come sono oggi gli uomini perduti? Eccolo qui, l'esempio. Se i giovani sono così, che futuro può avere l'Italia? Ottimo! Se sono così, ribelli, ingrati, bestemmiatori, omosessuali, perduti, pecore nere, pecore imbarrite, che futuro può avere il mondo con giovani così? Ditemelo voi. Invece di amare il bene, amano il male. Invece di amare Dio, stanno amando, devo dire la verità, Satana, perché è Satana che li domina. Ragazzi, cercate il Signore, cercate la retta via prima che sia tardi. Noi siamo di passaggio in questa terra. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita. Ragazzi, se oggi finisce la vostra vita, dove vi mettete? Non siate pericolosi, ragazzi. Cercate il Signore anche voi. Questa sera il Signore vi dà un segno. Leggete la Bibbia. Smettetela di vivere nel buio. Smettetela di seguire i piaceri carnali, i piaceri terreni, le menzogne, gli idoli. Guardate quanti idoli ci sono. Pensate che Dio è in vento? No. Dio è nei cieli. Alleluia. Dio, è scritto qui nella parola del Signore, non abita nei templi fatti dalle mani dell'uomo. Dio non abita lì dentro. Dio non abita nel Vaticano e Dio non abita nemmeno nel cuore dei peccatori. Se vuoi che Dio arrivi nella tua vita con la pace, la speranza, la salvezza, devi prima pentirti. Ragazzi, non scherzate con le parole di Dio. Non scherzate, generazione dal cuore duro, ribelli, malvagi, pentitevi, perché verrà un giudizio. Ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino. Tutte queste cose terrene passeranno. Per esempio, di quella struttura che molti venerano, non resterà pietra su pietra. Lo dice la Bibbia. Dio vuole il tuo cuore. Ascolta uomo, anche tu che sei dentro, sacerdote, pagano, cerca il Signore, che è spirito e verità. Abbandona gli idoli di legno, le statue di pietra, sono abominevoli davanti a Dio. Dio è spirito, Dio è il re dei re, Gesù Cristo è vivente. Non siate ribelli alla sua parola, convertitevi e troverete la pace. Alleluia. Convertitevi e troverete la speranza. Pentitevi dei vostri peccati, dei vostri vitelli d'oro, dei vostri idoli. La Bibbia dice, cari, lo dice la Bibbia, alleluia, alleluia, gloria al Signore Gesù. Vogliamo gridare, venga il tuo regno, Signore, venga il tuo regno, Signore, sia fatta la tua volontà, Padre. Illumina questi cuori, falli riflettere, alleluia, nel nome di Gesù. La Bibbia dice, è scritto qui, cari, nei salmi, ascoltate, voi che siete intelligenti, gli idoli delle nazioni sono opera di mani di uomo, come quelli lì. Hanno occhi ma non vedono,
Vedete quelle statue? Quegli idoli abominevoli hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non parlano, hanno mani ma non possono fare nulla, hanno piedi ma non camminano, dice la Bibbia. Sono idoli morti, non hanno vita in se stessi. E la Bibbia dice, cari, la Bibbia lo dice, forse non l'avete mai sentite queste parole, perché alcuni le nascondono, il Vaticano le nasconde. Giovani, non seguite il Vaticano, seguite Gesù Cristo. Alleluia, egli è la vita, egli è la verità. Gesù Cristo sta per ritornare. Amen. Amen, fratello. Alleluia. Gesù sta per ritornare. E Dio. E lui verrà a prendere i suoi beni. Amen, alleluia. Non basta dire io sono cattolico, io sono buddista, io sono musulmano, io vado a messa la domenica. Non basta! Dobbiamo essere veri discepoli del Signore, ubbidienti. Dobbiamo vivere nella sua verità, mettere in pratica la sua parola, camminare nella luce. Alleluia, camminare nell'amore, vivere una vita degna del Signore. Non basta dire io vado a messa la domenica, cari, molti fanno gli angioletti alla messa, ma fuori sono dei diavoli. Alleluia. Cari, non basta dire io sono cattolico. Sapete che anche i mafiosi dicono io sono cattolico? Lo sapete questo? Sapete che anche i camorristi possono andare a messa la domenica? Poi escono fuori e continuano a fare il male? Non basta avere una religione. Cristo deve riempire la nostra vita. Alleluia! Lo Spirito Santo deve entrare dentro di noi. Qui il vero tempio di Dio è il nostro corpo, dice la Bibbia. Noi siamo il tempio di Dio, non è quella cosa lì, quella struttura fasulla, e lo voglio dire, non ho paura, diabolica. Lì dentro c'è Satana, non c'è il Signore. Alleluia! Nel Vaticano non c'è Dio, c'è il diavolo. Credete a Gesù! Lo vogliamo gridare i 420. Dio ci sta mandando a predicare in tutta Italia per la sua gloria. Io predico in tutta Italia, nelle piazze, nelle strade, nei mercati, ovunque, anche qui a Siracusa. Abbiamo la libertà, gloria a Dio, alleluia, di gridare ai 420 la verità del nostro Signore, perché Lui vuole illuminarvi, giovani, uomini, donne, ricchi, poveri. Il Signore vi vuole illuminare, vi vuole liberare dall'inganno. Lì c'è l'inganno, non c'è il Signore. State attenti, fuggite dalla Babilonia, lo dice la Bibbia. Gloria al Signore, alleluia. Sia benedetto il Signore. Gli idoli delle nazioni hanno occhi ma non vedono, vedete? Hanno occhi ma non vedono, e molta gente prega quelle cose, pregano quei pezzi di pietra, di legno che marciranno, pregano quelle cose, le portano in giro le statue di Padre Pio, di Sant'Agata. Ma cosa pensate di fare? Pensate di fare un'opera per Dio? No! È per il diavolo che li sta ingannando! Cari, non fatevi ingannare dal diavolo! Aprite gli occhi! Nel nome di Gesù! Alleluia! Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi! Il Signore vi vuole fare liberi! Il Signore vi ama! Il Signore vi vuole liberare dall'inganno, dagli idoli,
dai demoni, dai peccati, dalle vie malvagie. Ragazzi, ci fa piacere che state ascoltando. Venite che facciamo una preghiera insieme. Venite! Venite, ragazzi, cosa ci avete da fare? Preghiamo. Preghiamo insieme. Io credo che Gesù vi può benedire veramente. Ma se io, non lo vedo. Chiedi aiuto. Questa è la vera fede. Credere senza vedere. La vera fede è credere. Anche se noi non lo vediamo. Cari, amen, amen. Alleluia. Gloria al Signore. È scritto, lo voglio ribadire. Ascoltate, chi ha orecchie da udire oda. La Bibbia lo dice, non lo dice un predicatore. Forse voi direte, ma chi è questo pazzo? Io non sono pazzo, cari. Sto predicando parole di verità, di giustizia e di sapienza, le parole di Dio. È così che predicavano gli antichi profeti, i primi apostoli. Gesù Cristo stesso, il nostro grande maestro, unico Signore, lui predicava in ogni luogo, sui monti, in riva al mare, in mezzo alle piazze, lui predicava. E così anche oggi, se lo Spirito Santo vive in noi, noi dobbiamo predicare. Alleluia. Jesus is the Lord. Jesus is the way. Jesus is the Savior. Alleluia. Repent. Repent and believe in the gospel. Alleluia. Jesus is the King of Kings. Alleluia. The Lord of Lords. Glory to the Lord. Alleluia. Cari, la Bibbia dice, non lo dice un uomo, non vi arrabbiate con me, ma la parola di Dio. Allora, o voi credete alla verità, alla parola di Dio, oppure la menzogna vi trascinerà. Ragazzi, ci sono due vie. La via per il cielo, ascoltate, ragazzi. La via che porta in cielo o la via che porta all'inferno. La verità di Dio. Ascoltate, giovani, voi che siete studiosi, voi che siete così studiosi, studiate la parola di Dio. Basta con leggere libri inutili che vi insegnano delle favole. Basta, leggete la Bibbia. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. Cercate la conoscenza della verità. Questo resterà in eterno. Gli altri libri si dissolveranno col tempo. Tutto finirà, dice il Signore. Cari, avvicinatevi. Alleluia. Al Signore. Avvicinatevi alla luce. Fuggite dalle tenebre. Alleluia. Fuggite dall'errore, dalla menzogna. Cercate il Signore, perché è scritto, alleluia, cercate e troverete, non siete ribelli, cercate e troverete, chiedetevi sarà dato. Amen. Alleluia. Così dice il Vangelo, così dice il Signore. A chi volete credere? Al Signore dei Signori o alle menzogne che vi hanno inculcato? Che vi hanno inculcato? Sono falsità! Non credete alle menzogne, credete alla verità. Gesù Cristo è la verità. Alleluia. Lui è la via. Lui è la verità. Lui è la vita. Gesù Cristo è la vita. Non rimanete nel buio, non rimanere nel peccato, non essere incredulo, non trascurare la tua anima, perché se tu, ascolta, vivi lontano da Dio, stai trascurando la tua anima. E quando un giorno dovrai lasciare questa terra, questa
la tua anima ti perderà. Tu ti perderai. Perché non hai voluto conoscere il Signore, non hai voluto prestare attenzione alle sue parole. Le sue parole sono vita, ragazzi. Le parole di Dio ci danno la vita. Senza di Lui gli uomini sono persi, sono vuoti. Ecco perché il mondo dove viviamo è così. Guerre, malattie, distruzioni, malvagità, immoralità, vizi che distruggono le persone, cattive compagnie, ascolta, stai attento alle compagnie che frequenti, perché il diavolo ti vuole rovinare anche attraverso le cattive compagnie che ti dicono: ma dai, fatti questo, non è niente, non è nulla, inizi così e poi diventi schiavo di quel vizio. Stai attento, giovane, alle cattive compagnie, stai attento. Il vero amico si chiama Gesù Cristo. Gesù è il vero amico. Gesù è l'unico vero amico che non ci abbandona mai. Gesù. E Gesù è vivente, è reale, spirito, non è uno di quei cose lì, uno di quegli idoli. Gesù è vivente, alleluia, e presto Lui si manifesterà e ogni occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà e ogni ginocchio, ascolta, ogni ginocchio si dovrà piegare davanti a Lui e ogni lingua dichiarerà che Gesù Cristo, alleluia, è il Signore. Gesù Cristo è il Signore. Non ci sono altri signori, non ci sono altri dei, non ci sono altre verità. Gesù Cristo è il Signore, è la verità, ragazzi. Aggrappatevi a Lui, aggrappati a Lui, ragazzo, a Cristo. Aggrappatevi al Signore, aggrappatevi, guarda, sta facendo le foto alla spalla. Confidate in Lui, abbandonate il peccato, la ribellione, l'idolatria, non amare altre cose prima del Signore. Prima c'è il Signore, Lui è tutto. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutte le tue forze, e ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è il grande comandamento: ama il tuo Dio al di sopra di ogni cosa. Cari, sapete qual è il grande peccato dell'umanità? Tutti noi siamo peccatori. Sapete qual è stato il grande peccato che noi abbiamo commesso? È che invece di amare Dio abbiamo amato altre cose. Invece di amare il Signore, invece di amare Dio, abbiamo amato altre cose. Alleluia. Invece di amare Dio, abbiamo amato altre cose. Alleluia. Prima di Dio, non amare i piaceri carnali, prima di Dio, non amare nulla, prima di Dio, perché se no ti perderai. Ti perderai. Andrai nelle tenebre per sempre. Non amare nulla all'infuori di Dio, prima di Lui. Lui deve essere amato con tutto il nostro cuore, perché Lui, Gesù Cristo, ha dato la sua vita per noi su quella croce. Non dimenticatevelo, Lui è morto per noi, Lui ha dato il suo sangue per noi,
Gli hanno messo una corona di spine per noi.